Ciao ragazze, io sono Ross e questo è un mini workout per lavorare l'interno coscia. Questo mini workout potete aggiungerlo dopo aver fatto un allenamento ad esempio della categoria gag. In questo modo andrete a lavorare ancora di più le gambe. Sono tutti esercizi a corpo libero, sono 6 e quindi quello che ci occorrerà sarà il tappetino e l'interval timer che imposteremo con 30 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 12 round. Eventualmente, se ve la sentite, per incrementare un po' di più il lavoro potete usare delle cavigliere. Ora cominciamo! Primo esercizio, divari con le gambe un po' di più della larghezza delle spalle, punta dei piedi rivolte verso l'esterno, scendo in sumo squat e ora alzo le punte dei piedi, salgo, contraggo i glutei. Via. Il peso sui talloni quando scendo. Ora mi metto su un fianco, una gamba piegata, l'altra tesa, piede martello e salgo e scendo con la gamba tesa. Controllo bene il movimento. Mi metto sull'altro fianco così lavoro l'altra gamba. Stessa posizione. Respiro. Forza ragazze! Ok, mi metto pancia in su. Piante dei piedi unite, divari con le gambe, le unisco e di nuovo piante dei piedi unite, apro e unisco. Ora piante dei piedi sempre unite, le appoggio a terra e poi salgo con il bacino e scendo. Contraggo i glutei quando salgo, spingo su bene il bacino e scendo. Bravissime, forza! Ora, gambe tese, le punte dei piedi ed eseguo questo movimento più veloce che posso. E ora di nuovo da capo, dal sumo squat. Sul punta dei piedi, salgo, contraggo i glutei.
Bravissime ragazze, forza! E ora scendo sul fianco, gamba piegata, gamba tesa, piede martello. Spingo sulla gamba tesa, forza. Controllo bene il movimento. Lavoro bene l'interno coscia. Cambio lato. Più controllo il movimento e più lavoro il muscolo. Più lo eseguo in modo lento il movimento e più intensifico il lavoro. Ok, pancia in su. Piante le dita unite, divarico e unisco le gambe. Anche qui movimento controllato, lento. Ok, piante le piedi unite, le appoggio a terra e poi salgo con il bacino. Contraggo bene i glutei quando salgo. Forza, respiro. Dai ragazze, bravissime. Ultimo esercizio, gambe tese in alto, piede a punta. Più veloce che posso. La schiena aderente e super aderente al tappetino. Dai, forza! Abbiamo finito, salgo in piedi. Inspiro sulle braccia, espiro giù, inspiro su, espiro giù, inspiro su, ed espiro giù. Andiamo a fare un po' di stretching per le nostre gambe. Vi consiglio di variare allenamenti per variare esercizi. Sul canale ne trovate tantissimi, c'è anche tra le playlist, quella per le gambe, in cui trovate altri esercizi per lavorare l'interno coscia. Questo per evitare la fase di stallo, ne parlo nel vlog Q&A di cui trovate il link qui sotto nell'info box e vi invito, se avete altre domande, a lasciarmele sotto quel vlog in modo tale che farò un altro Q&A per rispondere alle vostre domande. Ricordatevi sempre di visitare il sito perché stiamo apportando delle modifiche, ci sono i programmi di allenamento per lavorare e raggiungere diversi obiettivi. Iscrivetevi al canale YouTube, like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo a martedì prossimo. Ciao!